Valentino, di chi stiamo parlando? Di un grandissimo divo. Quest'uomo straordinario, l'abbiamo saputo, era pieno di soldi, ormai di fama, di carisma, un sex symbol. Se lui si fa crescere la barba, tutti noi sex symbol ci facciamo crescere la barba. Onoro do! Ma voi siete il figlio del veterinario? E uomo si conosciuto. Ma sempre figure di merda, mi fai. Eppure tu, papà. Io e Rudy faremo del cinema un'arte. Il vostro viso, Rudy, questo viso da maschio italiano, con questa arte. Oh, giovane! Basta! Che mo' mi iniziano a girare! Che cosa hai scoperto indagando le radici intime e pugliesi del mito di Rodolfo Valentino? Ma innanzitutto che solo un pugliese poteva partire da un paese di provincia e diventare quello che è diventato, però il fenomeno si è ripetuto e quindi vuol dire che c'è sempre la materia prima. Per esempio nel cinema comico, tu pensi il cinema comico era sempre partito da Napoli, dalla Toscana, dai Romani, anche da qualche milanese, dalla Sicilia addirittura all'inizio e alle origini. Alla fine esplode un attore come Checco Zalone che addirittura supera tutti gli incassi del cinema. Cioè, quindi un Valentino, Rudy Valentino, immaginiamoci il fenomeno Checco Zalone negli anni 13, 18, 20, cioè quando praticamente l'America era la sovrana produttrice del cinema nel mondo, quando c'era Charlie Chaplin e Griffith che dominavano tutto il mondo per il linguaggio cinematografico, per le scoperte, ma anche per il modo di incassare, di fare l'industria cinematografica. Arriva questo personaggio dalla Puglia e diventa Rudy Valentino, l'unico attore conosciuto dall'est all'ovest in quel periodo. Girando con questo film mi sono trovato addirittura a Shanghai, quando ho presentato il film a Shanghai, che a Shanghai negli anni 20 c'era il Rudy Valentino di Shanghai, che era uno con gli occhi a mandorla che faceva Rudy Valentino. Ecco, questa cosa qui mi ha particolarmente scioccato, io però nel mio film questo fenomeno, che non è un fenomeno da baraccone, un po' messo da parte anche dalla cultura italiana, messo in secondo ordine, quasi come se fosse un attore di serie B, eccetera. Invece quello che ha rappresentato Rodolfo Valentino nel mondo, ancora oggi, nello star system americano, è fondamentale. È la Bibbia dello star system, cioè ancora oggi, quando viene nominato, per esempio, da riviste come Variety, il nuovo divo, si parla del nuovo Rudy Valentino. E per tanti anni, per decenni, a partire da Tyrone Power, diciamo fra i più famosi, a Bob Taylor, a James Dean, e poi a scendere fino a, che ne so, a Brad Pitt, agli ultimissimi. Mi ricordo quando fu lanciato un film dove Richard Gere era il nuovo Valentino, cioè sono cose che succedono ancora oggi. Quindi questo fenomeno, chiamiamolo così, più che un fenomeno, è stato un lancio di un personaggio e ha insegnato a tutti che cosa significa per esempio lo star system, cosa significa la sponsorizzazione. È stato il primo a inventare la sponsorizzazione nel cinema. Ecco, questo personaggio che è nato in Puglia, a Castellaneta, non poteva sottrarsi alla mia ricerca di fare un film. Io però ho voluto raccontare un frammento della sua vita, perché la sua vita famosa sta su internet, la puoi trovare sulle 350 biografie quasi tutte false che esistono nel mondo su di lui, compreso una sua scritta da lui che però non è vero, però è così. E invece ho raccontato quando lui è tornato al Castellaneta nel 1923, cioè lui ricco e famoso, il più grande divo della storia del cinema del mondo, torna a Castellaneta e deve combattere con l'invidia e la gelosia del cugino, dei parenti, del podestà, di quello che sta là, perché quando vedono arrivare Rudy Valentino al paese, insomma, ovviamente la prima cosa che pensi, dice vabbè, visto che sai ballare il tango, facci una ballata, no? È come quando tu trovi un attore comico e dici, beh, mo facci ridere. Ecco, questa cosa qui è il tema del mio film. E Rudy Valentino spero che sia più che uno stimolo, una provocazione, oltre che un gioco di emozioni di un personaggio così famoso che però è fragile come tutti quanti noi. E io penso che Rudy Valentino è un piccolo film, non esistono piccoli e grandi film, un piccolo film nel senso dal punto di vista di budget, però un grande film che potrebbe stimolare il desiderio della ricerca, non solo del mito, del personaggio, eccetera, ma anche dell'intimità di un divo. E lo riportandolo ai tempi d'oggi, io penso per esempio a Madonna quando è tornata in Abruzzo. L'altro giorno John Turturro è tornato a Giovinazzo, dove è nato il padre, cioè un paese della provincia di Bari,
dove praticamente lui, che è 1,82 m, si trova tutti i parenti che erano all'altezza di 1,50 m, tutti i parenti rimasti in Italia. Non si capisce perché, questo è un fenomeno da studiare anche questo, perché come mai vai in America e diventi 1,80 m, stai in Italia e rimani a 1,50 m, 1,60 m, e questo è, può essere il tema di un prossimo film. L'idea abbastanza originale prende spunto da un aspetto biografico meno noto, meno conosciuto, qual è? È il fatto che praticamente io da una mostra fatta, anzi da una rassegna fatta su Rudy Valentino nel 1979 in Germania, lessi tra le righe, scritto in inglese e tedesco, che Rudy Valentino nel 1923 era venuto in Italia. Ho cercato su tutte le riviste del tempo, del Corriere della Sera, il Messaggero, perfino il Corriere delle Puglie, e non c'era nessun rigo scritto, tranne sul Corriere della Sera, ma un trafiletto veramente tipo d'annuncio a signorina bionda disponibile a fare massaggi, più o meno quello era lo spazio dedicato al noto attore americano che avrebbe presenziato alla presentazione del film I quattro cavalieri dell'Apocalisse, cioè siamo nel 1923, il film è del 1919, cioè 4 anni dopo l'uscita presentano questo film di questo noto attore americano, cioè, e da là sono partito a capire, ma come, c'è, cioè, attore americano, uno che è nato a Castellaneta è attore americano, poi non è che è partito da quando era bambino, è partito a 18 anni, cioè lui è partito nel 1913, poi questo personaggio che nasce nel 1895 quando nasce il cinema e muore nel 1926 quando nasce il primo film sonoro. E secondo me è baciato dalla fortuna, e forse c'ha ragione lui è la rincarnazione di Penna Nera, c'era cioè un personaggio più della fantasia che della realtà, e questo personaggio ci appartiene ed è bello conoscerlo e raccontarlo, ed è questo quello che ho fatto io in questo film Rudy Valentino. Il titolo era Rudy Valentino, il ritorno dello sceicco, poi è rimasto solo Rudy Valentino, che secondo me è più che sufficiente, e l'abbiamo portato in giro per il mondo. È stato la settimana scorsa a Sofia, adesso siamo ad Ischia, questo festival meraviglioso, tra l'altro c'ha una location che è da paura, cioè Rodolfo Valentino sarebbe venuto qui e si sarebbe comprato tutto, ovviamente facendo i debiti come faceva, cioè lui è morto con tanti di quei debiti, lui se vedeva un cavallo si comprava la scuderia, se vedeva una macchina comprava la fabbrica, e questo è il divo, capito? Cioè, e lui è così, se fosse venuto qui in questo castello meraviglioso di Ischia sicuramente si sarebbe comprato il castello. E chissà che sorte avrebbe avuto avere questo castello. Lo ha fatto col Nido del Falco, che era la sua dimora dove non ci ha mai abitato, figurati con un posto come questo. E io spero di ritornarci sempre più spesso a riportare film dove il mito si riproduce in una terra del mito come questa di Ischia. E che vi devo dire? Venite a vedere il film, intanto pagate il biglietto. Se non vi piace non lo dite a nessuno, anzi dite agli altri che è buono, così la fregatura non solo la prendete voi, la prendono anche gli altri che vengono a vedere questi film. Ma non credo, perché qualche emozione riesco a trovarla e riuscirò a tirarla fuori. Vi aspetto. E intanto godetevi Rudy Valentino, il mio attore, che Pietro Masotti, giovane aitante pugliese, e anche lui la stessa età di Valentino, quando venne in Italia aveva 27 anni ed è stesso, la stessa età aveva pure lui. Molto giovane, attraente, è piaciuto alle cinesi e spero che piaccia anche alle donne di Ischia.